Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Come vedete, sono qui nella postazione sullo zucchino selvatico, magari l'avete già riconosciuta. Sto guardando un po' come va la produzione, anche se sono solamente 4 giorni che ho posizionato qua le api. In questi 4 giorni qua è piovuto discretamente. Le temperature minime nella notte si sono abbassate parecchio, adesso siamo sui 11 gradi di minima, quindi vediamo un pochino come sta andando e facciamo un breve aggiornamento sulla situazione. Seguite il video fino alla fine. Guardate ragazzi, adesso vi faccio vedere come stanno bottinando lo zucchino selvatico. Faccio vedere perché è veramente una cosa fantastica. Guardate lì, polline, tanto. Non so quanto sarà la resa sul nettare, ma so che negli anni passati la resa sul nettare consentiva di recuperare parecchio quelle che erano le scorte sulle famiglie. Quindi spero che abbia una bellissima resa. Poi l'altra cosa molto interessante è che questo tipo di arbusto qui ha una fioritura continua, quindi non è che fa una fioritura tutto in un colpo e poi si esaurisce, ma continuando a crescere le catene continuano anche ad esserci i fiori. Quindi possiamo tentare di lasciarle qua un pochino più a lungo rispetto alle 2 settimane canoniche. Io ho già aperto i miei alveari, ne ho guardati un paio, sto guardando i nidi che sono comunque ancora molto belli, sono molto 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 pieni di scorte. Adesso vi faccio vedere un pochino come sta andando la situazione e alla fine vi faccio vedere anche quello che succede nel melario. Quindi rimanete con me, adesso cerco di puntarvi la telecamera nella maniera che possiate vedere la cassa. Eccoci ragazzi. Allora, io ho guardato adesso qua il nido, il primo nido l'ho già visitato, adesso vi faccio vedere questo qua, lo guardiamo insieme. Ho fatto saltare questi due telaini qui. Qui è una sponda, qui c'è già la covata. Quindi diciamo che andiamo bene. La regina l'ho già individuata e sta parecchio bene, direi. Poi ci sono dei cupolini, ma sono completamente innocui in questo periodo qui. Qua c'è un telaio di covata freschissima, anche di qua abbiamo della covata molto fresca, sono uova. Adesso, essendosi raffreddato parecchio, a temperature minime, anche la propole e la cera si sono indurite parecchio. Qui c'è ancora covata. Cova su tutto il telaio, la scorta su questo telaio qua, la corona è proprio ridotta al minimo, ma abbiamo delle belle sponde comunque che ci danno sicurezza. Quindi questa resina qua sta spingendo ancora. Siamo già a 3 telai di covata. Questo è un alveare che si invernerà, quindi molto forte. Ecco, guardate qua la corona, vedete che non è enorme come è sulle altre famiglie, e la covata quanto è invece estesa. Queste sono tutte api invernali che adesso nasceranno e serviranno per passare l'inverno, serviranno per creare calore alla covata che ci sarà soprattutto alla ripresa in gennaio. Quindi questo è un alveare che si invernerà molto 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 forte. Adesso è su 8, poi andrò a stringerlo. Guardate qua, ancora covata, siamo già su 5 di covata, che per il periodo sono veramente veramente tanti. Qua la corona è un po' più grossa, però siamo lontani dalle corone che ho
con le altre famiglie, e questo è uno dei motivi perché ho scelto questa famiglia qua a venire qui sullo zucchino selvatico, perché se devo tentare di fare una produzione adesso che siamo a fine stagione mi serve una genetica di questo tipo. Guardate qua, c'è ancora covata da maschio in abbondanza anche di qua, abbiamo tutta questa parte qui che è covata a maschio, la covata è ancora molto 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 compatta, quindi io direi che possiamo stare particolarmente tranquilli. Adesso qui c'è una sponda, questo qua è un telaio che avevo inserito verso la fine agosto, è stato portato ad apercolatura, stanno riempiendo di polline, non so se riuscite a vederlo, qui stanno riempiendo completamente di polline perché lo zucchino soprattutto dà una buona mano sul polline. Non è una sponda piena, questo pregiudicherà in parte quello che è la produzione, porteranno quindi meno su amelario e lasceranno più miele giù nel nido, ma comunque adesso io non vado a stringere, non vado a mettere questo telaio al di là del diaframma perché avrebbe poco senso, non andiamo a compromettere quello che è l'invernamento per favorire una produzione incerta. Ecco, questo è il discorso che ci sta dietro. Adesso rimonto il nido, vi faccio vedere un pochino quello che è successo nel melario, considerato che sono 4 giorni che lo portate qua 14 sera, oggi è il 19, sì, 4 giorni pieni che sono qua. Adesso metto sul melario e poi vi faccio vedere. Allora, ecco qua. Allora, vediamo che il melario, intanto per cominciare, non è popolato. Abbiamo le prime api che stanno tentando di mettere giù del nettare. Qualcosa di nettare c'è qua, eh? Qualche cosina stanno cominciando mettendo a melario. Ma sostanzialmente i melari sono ancora vuoti. E questo non mi stupisce affatto che siano ancora così. Stanno cominciando adesso a buttare su qualcosa nel melario. Adesso tutto dipende da quello che è le temperature, quello che è le minime alla sera che fanno aumentare notevolmente i consumi, quindi magari quello che stivano di giorno poi se lo mangiano di sera. Qui non ho portato la bilancia, ho sbagliato, era meglio se portavo la bilancia anche in questa postazione qua per avere magari più dati di riferimento, però vabbè, oramai lascio stare così. E questo, ripeto, era un brevissimo aggiornamento che ho voluto fare per voi perché sono venuto a fare la prima visita qui in questa postazione qui. Abbiamo anche dell'edera che sta fiorendo, c'è qualche ape che sta girando lì attorno all'edera. La mia speranza è quella che venga mischiato il nettare di edere con il nettare dello zucchino e che quello dello zucchino sia molto più fluido rispetto a quello dell'edera, che possa così concedermi un tipo di miele che non vada a cristallizzare così velocemente nei favi, quindi più gestibile per noi che dobbiamo poi andarlo a smielare. Sono solo 2 melari, penso che non le riempirò, vediamo, abbiamo ancora tanti giorni davanti a disposizione, quindi vedremo gli sviluppi più avanti. Come al solito voglio ringraziarvi tutti, voglio ringraziarvi perché state sostenendo il canale, voglio ringraziare tutti gli abbonati, tutti quelli che hanno utilizzato dei link affiliati per acquistare i loro prodotti su Amazon, dandoci così un piccolo aiuto anche a noi. E noi come al solito ci vediamo molto presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.